Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia regionale di protezione ambientale con 21 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astensioni. Respinto invece l'ordine del giorno presentato da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Via libera anche alla proposta di risoluzione di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Il bilancio 2020 è simile a quello degli anni precedenti, tranne che per l'utile di esercizio, pari a 6.153.594 euro, dei quali, su proposta di ARPAT stessa, l'80%, pari oltre a 4.900.000 euro, restituito alla Regione, e il restante 20%, pari a oltre 1.200.000 euro, quale riserva legale a copertura delle eventuali future perdite. Il bilancio di ARPAT che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale è stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della Regione, un ente che nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente e delle norme il suo essere per noi un punto di riferimento. Abbiamo anche in Commissione ascoltato il Presidente e il Direttore Tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT alla luce anche delle tante problematiche che in Regione Toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci ha imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse, paradossale perché l'azienda ha chiuso con un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla Regione in virtù della vittoria che l'Agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'IMU. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'Agenzia per svolgere appieno il proprio compito, perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CEU, abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla Regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinanti dalla presenza del CEU e conseguenti bonifiche. Il PD ha ritenuto di non votarlo, è un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la Regione sta attraversando, non solo per le vicende del CEU, e quindi ci aspettiamo che la Regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. ARPAT è un ente fondamentale per la Toscana, perché deve effettuare i controlli e tutte le verifiche necessarie per la salute dei cittadini toscani. Oggi riscontriamo dal bilancio di ARPAT un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile, perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato, perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che ARPAT e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi abbiamo espresso un voto contrario, anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che ARPAT purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi, soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore, in diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino costiero.
Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come ARPAT oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli, che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta CEU, non può permettersi. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema Regione Toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente, dopo averlo più volte presentato, il nostro atto, che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso, sia stata approvata dalla maggioranza, che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente, che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere, e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere, perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT, la mancanza appunto di risorse che si avevano non li ha messi in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33%. E quindi questo fa capire che investire in ARPAT è fondamentale e che la Regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di ARPAT, che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini e dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e, come tale, il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani, e questo è un bene che la Regione Toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso l'ultima pellicola di Alessandro Sarti, intitolata Quel genio del mio amico. Si tratta di un film corale, una commedia di fantasia, con vari attori e scenari toscani, che rende omaggio a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte. Il film sarà proiettato per la prima volta mercoledì 15 dicembre alle 20:30 al Cinema Principe di Firenze e a seguire martedì 21 dicembre alle 21:30 al Cinema Accademia di Pontassieve. Il progetto collabora inoltre come ambasciatore nel sostegno a curare e guarire i bambini di Cure to Children Onlus. Nasce l'idea nell'anniversario di Leonardo da Vinci, nei 500 anni della morte di Leonardo. E, insomma, io fin da bambino ho sempre avuto una grandissima passione, una grandissima ammirazione per questo genio, per questo personaggio importante, affascinante e allo stesso tempo, diciamolo, un po' folle. E nella bellezza di questa follia, nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di ricordarlo attraverso le immagini, nelle celebrazioni leonardiane, mi è venuta la voglia appunto di realizzare un lungometraggio che parlasse di un particolare momento della sua vita, di una crisi, di un momento particolare di Firenze, sempre celebrandolo con molta fantasia, con molto spirito inventivo, quindi non è un film storico, non è un film che va dietro la vera storia di Leonardo da Vinci, anche perché milioni di euro sono stati spesi in questo, è una produzione indipendente, per questo sarebbe stato difficile rappresentare un film storico. È un film in costume, molto bello, in location particolare, abbiamo girato tutta la Toscana in lungo e in largo e abbiamo avuto davvero un cast di amici, ma direi di attori toscani, e non soltanto, che hanno dedicato davvero tanto tempo a questo lavoro. Poi la pandemia ha bloccato il tutto e oggi siamo nelle condizioni di poterlo vedere. Un film per Leonardo da Vinci, perché credo celebrare il genio di Vinci in una città così bella. Abbiamo avuto la possibilità di girare in quella casa, che si presume sia di Leonardo da Vinci, a Vinci, giorno, notte, poter essere, diciamo così, all'interno di quel silenzio notturno, mentre Sergio e Rosanna Susini raccontano delle scene straordinarie.
straordinarie ed è stato davvero molto interessante e molto bello. Nella mia esperienza cinematografica ho sempre cercato di essere attento, come tanti fanno, alle associazioni importanti come Cultucidre. Quest'anno il legame, noi siamo testimonial, Sergio e molti attori che sono nel film sono testimonial con l'associazione Cultucidre, e Cultucidre sarà a fianco a noi, come noi cercheremo di essere a fianco di Cultucidre, perché ovviamente lavorare e poter portare un contributo a un'associazione, a una fondazione come quella di Cultucidre è per noi semplicemente un oggetto di grande vantazione e di grande soddisfazione. È stata una grande emozione interpretare un personaggio come Leonardo da Vinci, ma che si scherza, a questo gli ha fatto la storia nel mondo, quindi anch'io, dimmi piccolo, ho fatto un po' di storia. Dici, ma che ti ha fatto? Ho fatto Leonardo da Vinci. E quindi una grande soddisfazione. Ora io spero, insomma, il lavoro sia venuto bene. Io sono davvero orgoglioso di poter presentare qui questo bellissimo film. Chi l'ha visto mi ha detto che è davvero un modo per fare un regalo alla nostra Toscana, far conoscere i luoghi più belli della nostra regione. Un grazie lo faccio direttamente a Sergio Forconi e a lui e a tutti gli attori, perché davvero nel racconto di Leonardo da Vinci ci sta il racconto della nostra Toscana, della nostra identità. Il genio di Leonardo insieme a quello di Dante rendono la Toscana quello che è, terra di storia, di arte, di bellezza, di cultura. E in questo film, nel racconto del viaggio che verso Milano da parte di Leonardo, ci sta anche un racconto un po' di quello che siamo, del genio toscano, della simpatia dei toscani. E quindi è un modo, è un segnale bello di ripartenza. È nato nel 2019, l'anno, il 500° anniversario di Leonardo da Vinci, e oggi finalmente riusciremo a offrire al pubblico della Toscana. Consentitemi infine di ringraziare Cultucidren, il suo presidente, per tutto quello che fanno per la nostra comunità. È davvero un lavoro importante, fatto di fatica, impegno, tutto in maniera volontaria, ed è bello che la produzione, che Alessandro Sarti abbia deciso di destinare quelli che sono e saranno i ricavati di questa produzione a sostenere queste iniziative. È davvero bello e dà il senso di quello che siamo in Toscana, una terra accogliente e una terra che non è mai egoista e sa essere sempre vicino a chi si impegna per gli altri. Cancro e bambino sono due parole che non dovrebbero mai incontrarsi, ma purtroppo nella realtà, come sappiamo, anche i bambini si ammalano di cancro, anche i bambini purtroppo muoiono di cancro. Cultucidren nasce 14 anni fa da un motivato gruppo di genitori che purtroppo abbiamo vissuto la triste esperienza di vedere nostro figlio ammalarsi di una di queste patologie e poi purtroppo soccombere. Insieme a questo motivato gruppo di genitori, io sono uno di questi, un gruppo di medici ha deciso di far nascere un progetto che usciva fuori dagli schemi, cercare di curare un maggior numero di bambini in tutto il mondo, in realtà povere, in realtà emergenti, proprio perché in questo modo avremmo avuto i numeri per poter sì curare e salvare la vita a tanti bambini, e potete immaginare questo aspetto quanto possa gratificare la componente umana della fondazione, ma allo stesso tempo la parte medica poteva in qualche maniera perfezionare ed affinare questi protocolli sempre più innovativi per la cura di questi bambini. 14 anni fa, in Viale Europa, mentre Leonardo Pieraccioni mangiava un panino, nasce Cultucidren. È stato un inizio difficile perché non avevamo salvato neanche un bambino, infatti si coniò un logo insieme a Leonardo che lo scrisse di suo pugno: nulla è più importante di un bambino, nulla è più importante di curare un bambino. Dovevamo salvare la vita a un bambino, questo era il concetto. Ad oggi sono oltre 11.000 i bambini assunti in carico dalla Fondazione Cultucidren, che hanno avuto una corretta diagnosi e hanno avuto una terapia adeguata. Sono quasi 1.000 i bambini che sono guariti addirittura con terapie di terzo livello, ossia il trapianto di midollo osseo, in realtà dove praticamente non veniva mai effettuato. Potete immaginare quanta gratificazione c'è da parte mia e da parte di tutti i componenti della Fondazione, e non posso che ringraziare di vero cuore Alessandro e tutto
lo staff che ha realizzato questo film, che in qualche maniera portano a conoscenza di tutti di questa organizzazione che, pur avendo testimonial di particolare eccezione come Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello, non investendo in pubblicità, potete immaginare, siamo sostanzialmente degli illustri sconosciuti. Nel sito italiano abbiamo una media di 10 ingressi al giorno, nel sito inglese superiamo i 1000, molto conosciuti nel mondo, poco conosciuti a casa nostra. Ecco che questa sarà l'occasione anche per farci conoscere, perché in ogni occasione, in ogni proiezione cercherò di essere presente io o qualche mio collaboratore, proprio per diffondere questo messaggio universale di speranza e di vita, qual è la Cure to Children. Grazie di cuore a tutti.